Bene, Jazz in Bass, questa sera apriamo al jazz tradizionale, nel senso che non che non abbiamo mai avuto delle remore verso il jazz tradizionale, ma è la prima volta che ci capita di organizzare un concerto con un gruppo che tratta questo tipo di musica. E quale migliore occasione era, scusate se esagero, ma quella di ospitare un musicista di casa nostra, Tiziano Riva, che detto Tato per gli amici e tutti i conoscenti, che ha radunato questo gruppo già da parecchi anni. Da quanti anni suonate assieme, Tato? Dunque, abbiamo cominciato nel 2006. E l'idea è venuta perché innanzitutto siamo amici e ci trovavamo a suonare come rinforzi o come sostituti in altre orchestre. E allora ho pensato di raggrupparli. Questa è solo una parte della formazione del Jack in the Box, che può essere anche una formazione fatta di più musicisti con altre situazioni. Abbiamo anche la possibilità di suonare marciando, quindi di fare questi marching band o altre cose del genere. Soddisfiamo tutto il pubblico, insomma. Ho visto infatti che per esempio a volte siete accompagnati da un pianista, Paolo De Righe. Questa sera invece abbiamo Sandro Di Pisa alla chitarra, poi Daniele Tortora al contrabbasso, il nostro Alfredo Ferrario, che ha già suonato qui da noi recentemente con il gruppo AT3 di Castiglioni, Massimo Caracca alla batteria, e manca Daniele Tortora, Lalo Conversano, scusate, ho dimenticato la persona con l'età più autorevole, colui che probabilmente ha visto e toccato con mano i musicisti che influenzano questo tipo di musica. Quando avevo 14 anni ho visto a Buenos Aires Louis Armstrong dal vivo. A Buenos Aires, questo vuol dire che c'è una parte di sangue argentino o di frequentazioni? No, sono cresciuto lì, sono cresciuto in Argentina, nato in Italia. E cioè mi ha colpito tantissimo sta cosa. Eccomi, sto suonando la tromba. Gli anni in cui seguo un pochettino per passione la musica jazz, che soprattutto oltre Alpe c'è un manipolo irriducibile di sostenitori appassionati di questo tipo di musica. Come mai? Se uno sfoglia Jazz Time di formazioni che fanno questo tipo di musica, oltre Alpe ce n'è veramente parecchia, vuol dire che è un genere molto richiesto. Ma c'è una cultura diversa nell'ascolto di questa musica, sono più vicini a questo genere musicale, e questa cosa purtroppo non l'abbiamo anche in tutti i cinema. E forse anche in Italia, non so, si sta perdendo molto, più che altro, l'ascolto della musica dal vivo. Sempre di più l'ausilio di mezzi tecnici, di altre cose, sostituiscono e la musica dal vivo ed è un vero peccato. Però non dobbiamo fare torto a chi in Ticino organizza da tantissimi anni un festival di musica New Orleans che è conosciuto, credo, in mezzo mondo. Intendo il Festival di Ascona, che poi ha avuto la sua origine ancora qui a Lugano. Io mi ricordo che da giovane ero un appassionato frequentatore di questo tipo di manifestazioni, forse proprio per la dimensione sulla strada. Hai evocato prima le marching band, ma anche la possibilità di vedere in uno stesso luogo diversi palchi attrezzati qua e là, insomma, in modo da poter far suonare parecchi gruppi anche in contemporanea. Questo è un po' l'aspetto anche festoso di questo tipo di musica. Sì, certamente. Tra l'altro il New Orleans Festival di Ascona è considerato, dopo New Orleans, uno dei più importanti al mondo. E
anche i musicisti che lo frequentano sono di altissima qualità e sono tra i migliori che girano nel mondo e suonano nel mondo. Non lo so, è proprio un problema di cultura, secondo me, e di moda, perché certi stili di musica hanno un'evoluzione, poi vanno a scomparire e poi ritornano, e probabilmente noi almeno speriamo che questo genere musicale ritorni ancora a soddisfare il pubblico e ci sia ancora una certa richiesta. Tu di professione sei restauratore di quadri, in musica restauri anche qui delle, dei brani musicali? No, beh, insomma, sono rimasto forse sì un po' all'old time come nei miei quadri. Ho sempre suonato questo genere musicale e dico la verità, non sono mai uscito da questi canoni, da questi schemi. È una grande passione la mia e non è certo una professione, e cerco di portarla avanti al meglio con tanti sacrifici, perché poi tu sai benissimo che quando si suona bisogna anche studiare, bisogna tenersi allenati e non sempre si riesce, e quindi la professione e la famiglia ti porta poi anche ad avere dei limiti, parliamoci chiaro. Tu sei passato dall'altra parte della barricata, perché prima ti occupavi anche tu di organizzare concerti, eri un po' l'alfiere promotore del Jazz Club di Mendrisiotto. Sì, io sono stato proprio il fondatore, io e il proprietario del bar liceo di Mendrisio, il signor Ronusti, che nel frattempo è deceduto, abbiamo pensato di creare questo, ma non era ancora un jazz club, erano solo dei matinè che facevamo la domenica mattina 8 volte o 9 volte all'anno. Sull'onda di questi concerti poi due anni dopo è nato il Jazz Club, che adesso ha 16 anni di vita, e nel frattempo io, dopo i 10 anni, ho fatto che un anno di presidenza, dopo aver organizzato tanti anni, ho smesso e ho lasciato l'attività E io, da presidente di un altro jazz club, sono particolarmente felice e onorato di avervi ospiti questa sera. Grazie. Vi ringrazio per la vostra disponibilità. Grazie. E vi auguro un ottimo concerto. La sala si sta riempiendo e penso che sarà un bellissimo spettacolo. Grazie mille. Grazie mille.